La stanchezza è sempre tanta, gli orari sono assurdi, rientri. Per chiedere un giorno di ferie bisogna quasi raccomandarsi. Manca il personale, ci sono turni massacranti. Gli infermieri aprono la protesta di fronte, in questo caso all'ospedale San Donato di Arezzo, ma la protesta riguarda tutta la ASL Toscana Sud-Est. A proclamare la protesta è il NURSIND per gli ospedali di Arezzo, Siena e Grosseto, ma viene condivisa da 5 delle 6 sigle sindacali presenti nella RSU. La CISL è esclusa. L'azienda aveva richiesto alla Regione Toscana circa 300 unità. Di questi 300 persone che servivano per mandare avanti la ASL Sud-Est, a tutt'oggi sono entrati solamente 50 persone, 50 lavoratori, quindi ne mancano 100. Durante la prima ondata addirittura mancavano le maschere. Abbiamo dovuto chiedere, ripeto, senza lamentarci, chiedere aiuto a fabbriche se ci fornivano delle maschere improvvisate. Oggi manca il ricambio, manca la possibilità di riposarsi. Ci stiamo rimettendo in salute, perché noi non ci tiriamo mai, mai, mai indietro. Anche ai tempi del Covid abbiamo sempre lavorato in sala operatoria per i casi che richiedevano. Il problema è che il cittadino che ha il piccolo intervento, che magari gli viene rimandato all'infinito, e lui percepisce la sanità in maniera negativa e quindi si arrabbia. Quindi possono aumentare anche le aggressioni, possono aumentare anche le male parole, quelle sono all'ordine del giorno. Mi ricordo una volta in una situazione in oncologia, stavamo facendo checkpoint, la gente ha cominciato a picchiare contro i vetri, sembrava di essere allo stadio. A quel punto abbiamo dovuto far intervenire la Guardia Armata che ha disciplinato un attimo la situazione, ma non è facile per noi che siamo abituati a curare, non facciamo ordine pubblico, non siamo poliziotti e quindi questa cosa c'è. Ti dico la verità, ci fa male, essere trattati male ci fa male. Abbiamo persone con 200 ore di arretrato, abbiamo gente con 50, 60, 70 giorni di ferie arretrate, cioè in queste condizioni come si può andare avanti? Come si può chiedere ulteriori sacrifici a questi colleghi? Assolutamente.